Gentili telespettatori, buona giornata. Ba Bassetti, Matteo Bassetti, che ormai conosciamo, l'infettivologo genovese del Policlinico San Martino, dice che c'è un problema varianti. Per tutti gli arrivi in Italia di stranieri c'è un problema varianti. E secondo lui invoca prudenza nella gestione per evitare focolai di ritorno. Ma che cosa vuol dire? Che cosa, che cosa sta dicendo Bassetti? Lui dice attenzione ai focolai di ritorno, dice attenzione a gestire gli arrivi di stranieri dall'estero. Torna a parlare dell'arrivo in Italia di diversi cittadini, che, ad esempio ucraini, e ha nuovamente acceso i riflettori sulla percentuale molto bassa di vaccinati che arrivano da, da chi arriva da quelle zone, intorno al 35%. A confermare i timori dell'esperto, ci sono notizie di diversi, diverse persone che arrivano in Italia che sono positive. Molti dice sono nei Covid hotel, dice Bassetti, all'ADN Cronos, salute, ai microfoni. Ma non è tutto, dice dobbiamo fare attenzione a queste situazioni per evitare focolai di ritorno con nuove varianti. Uno scenario che l'Italia non può permettersi per questo... Motivo vietato indugiare. Queste persone vanno vaccinate, tamponate con controlli costanti, ma soprattutto è necessario il sequenziamento dei, dei tamponi per verificare la presenza di nuove varianti. Eh, dice, vabbè, insomma, in base alle recenti stime il 33% non ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Se il 33% non ha completato, vuol dire che il 70% sono vaccinati? No, qui è uno sbaglio credo del giornale e dell'articolo che ho letto. Il 33% sono vaccinati. Significa che il 67% non sono vaccinati. Ecco. Però cosa vuoi dire Bassetti, che per loro vale l'obbligo vaccinale? Tu non puoi obbligare. Delle persone a vaccinarsi senza una legge e poi non puoi discriminare tu sì perché sei straniero e tu no perché sei italiano o tu sì perché hai più di 50 anni. Beh, in Italia è stato fatto. Quindi caro Bassetti, cosa vuoi dire? Che lo straniero porta malattie, allora dobbiamo vaccinarlo e fargli tamponi ogni 24 ore solo perché è straniero? A me personalmente non piace questo ragionamento che lui continua a ribadire ogni giorno, e qualcuno ha il dubbio che siano gli stranieri a portare il Covid in Italia di nuovo. Infatti, oggi ho ricevuto un messaggio su Facebook di una persona che conosco: mi dice: Ma scusa, ma secondo te sono loro? E il, il Covid in Italia riprende, ma è colpa loro? Ho detto, no, sono appena arrivati, come fanno? A diffondere contagi eh, su, su larga scala non è possibile oggi dire questo. I contagi aumentano in tutta Europa. Allora mi scrive, eh, ma tutti stanno accogliendo? Sì, ma è troppo presto. Sono ancora in Europa. Ci sono 700 milioni di abitanti. 700 milioni. Questi che arrivano quanti sono? Che percentuale hanno su 700 milioni? Dai, bisogna anche contestualizzare. Ne sono arrivati 300 milioni? No. Quanti ne saranno arrivati? 500.000? 200.000? 800.000? Stiamo parlando dell'1% della popolazione europea, ma neanche, ma neanche. Quindi come fa un, un mezzo, uno 0,5% a infettare tutta l'Europa? Ecco, purtroppo questi come bassetti che dicono queste cose, a me non piacciono, non, non piace sentire queste cose, che lo straniero porta malattie, a me sentire questo fa tornare indietro di molti anni. No? Queste cose si dicevano tanti anni fa, ma molti anni fa. E sentire che questo medico tutti i giorni continua a dire questa cosa mi dà alquanto fastidio. Bassetti si sofferma anche sul rialzo dei casi positivi. Dice nulla di allarmante, dobbiamo abituarci all'altalena del numero dei contagi. Eh, speriamo che sia un'altalena, anche perché io ho già prenotato l'aereo, volete farmi saltare l'aereo perché riprendono i contagi? divento una bestia se succede una roba così divento una bestia comunque ehm, le buone notizie arrivano soprattutto sulle malattie grave con numeri sempre più bassi e sui ricoverati negli ospedali una quota significativa non è per covid ma per altro e poi si scopre la positività beh questo l'abbiamo capito arrivano in ospedale perché si sono fatti un graffio gli fanno gli fanno il tampone e dicono ah tu sei un malato covid no io sono mi sono fatto un graffio qui volevo vedere se ah no no no, tu sei un malato covid no ma io sono venuto per il braccio no tu sei un malato covid sono venuto per il braccio tu sei un malato covid ussa vai, vai lì mettiti lì ecco insomma questo l'abbiamo capito che tutti quelli che entrano in terapia intensiva o nei reparti ordinari e gli fanno il tampone risultano asintomatici, per gli ospedali, per lo Stato italiano, per il bollettino giornaliero, per l'Istituto Superiore di Sanità, per tutto il mondo sono malati Covid. Quindi di quelle 500 persone che ci sono in terapia intensiva in tutta Italia, quante sono entrate per il Covid e quante sono entrate con il Covid nei reparti nei reparti di medicina generale, non so se è corretto chiamarli di medicina generale, so, ortopedia, quanti sono entrati per il Covid e quanti sono entrati con il Covid senza neanche saperlo e l'hanno scoperto col tampone lì? Quindi quanti sono in ortopedia perché si sono rotti il braccio e risultano malati Covid perché dal tampone risultano asintomatici? Questo è importantissimo non hanno mai voluto scorporare questi dati perché se tu c'hai il covid c'è il covid punto e basta se sei in intensiva conno per il covid eh, non fa differenza secondo me fa differenza però insomma io non sono né l'autorità sanitaria io non sono nessuno eh? beh ho 15 milioni di visualizzazioni al, me al mese comunque rimango lo stesso un signor un signor nessuno eh? Come si dice in spagnolo, un signor Nadie, no? Vabbè, lui dice bisogna essere prudenti perché poi arrivano altre varianti e aggiunge: devono cambiare modello. Modello, modello numero 5, Giuditta, come diceva Benini, no? Devono cambiare modello, passare dall'obiettivo zero-COVID alla mitigazione dell'impatto sugli ospedali. Come abbiamo fatto in Europa, oggi serve la convivenza con il virus, o come direbbe Di Maio, con il virus. E se hai i sintomi spesso blandi come altre malattie, stai a casa. Vabbè. Grazie a tutti e arrivederci.